Eccoci qua, eccoci qua. Ciao a tutti i nuovi collegati. Siamo all'undicesimo appuntamento di Perk Talk. E ecco qua, scusate, ma problemi tecnici incredibili, incredibili. Ecco qui. Allora, lasciatemi fare un attimo una cosa e sono da voi. Fermiamo, ok. Bene, allora, benvenuti all'undicesimo appuntamento di Perk Talk. Sono già passate 11 puntate. Oggi ho il piacere di ospitare un musicista, percussionista, multipercussionista, che non ha bisogno di tante presentazioni. Lo faccio arrivare subito, ve lo presento, lui è Ernestico. E Luca! Ciao Ernesto! Ce l'abbiamo fatta! Bene, bene. Ce l'abbiamo fatta, noi Grande. Speriamo di riuscirci. Speriamo di riuscirci. Claro. Allora, già abbiamo 15 per 18 persone collegate. Lasciami dire un paio di cose perché la mia connessione Prego. purtroppo è veramente ballerina. Quindi, siccome Ernesto vedrà i commenti, diciamo di tutti gli spettatori, voi fate domande in modo che lui risponderà e io cercherò piano piano di rientrare, sconnettermi e riconnettermi. Dateci dei feedback. So che la connessione è un casino, ma io più di così, ragazzi, purtroppo non riesco a fare. Allora, la voce è in ritardo, lo so, lo so, lo so, perché la connessione da un po' di giorni mi dà tanti, tanti problemi. Tanti, veramente. Allora, ciao. Tutti i nuovi arrivati, io non vedo neanche i commenti qua. Allora, vediamo un po' che non li vedo. Allora, non so se riusciremo oggi, speriamo. Sì, Speriamo di sì. positivo, positivo sempre, Luca. Non vedo i commenti sul pannello. Tu li No, non li vedi? vedo. Tu Non li vedi adesso vedo. No. i commenti? Neanch'io. Ah, ecco perché, ecco, no, ecco perché. Allora, prima praticamente ho visto che su StreamYard c'era una comunicazione che diceva proprio questo, che nel pannello remoto non arrivano i messaggi di Facebook. Quindi ti chiedo, Ernesto, di tenere magari un cellulare, un tablet, qualcosa aperto per i commenti. Io ho aperto una pagina Facebook qua Mi fido di per te, vedere fammi i un commenti. Riesci pronto, a fare ok? questo? Fammi un pronto e Ok, perché vedo se come c'hai. fare. Sì. Ok. Ok. Se hai un altro dispositivo, ok, cerca di. Io adesso ho aperto un'altra pagina per vedere i commenti perché qua non compaiono sul pannello remoto. È un bug di StreamYard di questi giorni. Probabilmente lo stanno All right. utilizzando tantissime, tantissime persone questo sito e quindi si blocca, ragazzi. Non penso perché io la connessione adesso ho il segnale al massimo, quindi non capisco il perché. Quindi vi chiedo ancora la cortesia, fate domande ad Ernestico in modo che lui risponda alle vostre domande e io cerco di risolvere il problema. Tu Allora, fai di benvenuti. mediatore, mediatore. Esatto, esattamente. Allora, iniziamo, dicevo, Ernestico non ha bisogno di presentazioni, percussionista, polistrumentista, multipercussionista cubano in Italia dal 1995, dico bene? Yes. Dal Dici bene. 1995, benissimo, quindi già sono passati 25 anni, 25 anni. E la prima volta 25 che io... anni e 25 aprile. Esatto, 25 anni, pensa te. E la prima volta che ho conosciuto Ernestico è stato nel 1997 o 98, adesso ho visto che è collegato anche Amedeo Griffoni e lui ci aiuterà a ricordare l'anno, che conosci molto bene, Ernesto, che organizzò in quell'anno una tua clinic nella scuola di musica Pregolesi di Jesi, dove io ancora ero allievo, Esatto. Amedeo era insegnante. E poi ci siamo incontrati in altre circostanze, concerti, seminari e via dicendo. Allora, intanto, adesso sono in sincro. Grazie Linda del feedback. Spero di rimanere in sincro anche dopo. Dovrò organizzarmi per le prossime, dovrò organizzarmi per le prossime dirette, perché qui sto.
pensando che non è più un problema di connessione, ma proprio del sito che è sovraffollato. Ok. In questi ultimi, sì, io quando ho iniziato ancora lo utilizzavano in pochi, adesso utilizzano tutti questo sito qua. Andiamo avanti, però iniziamo. Allora, parliamo di Ernestico. Io ho subito una domanda, prima di dare spazio alle domande dei nostri spettatori, che già ci sono, sto iniziando già a vedere... Io non vedo nulla, mi fido di te. Fai il costanzo della situazione. Esatto. Neanch'io vedo nulla, purtroppo, perché, ripeto, nel pannello remoto di StreamYard non si vedono più i commenti di Facebook. Ora, prima domanda. Vorrei un attimino sapere i tuoi inizi musicali, il tuo esordio musicale, i tuoi studi a Cuba, perché so che sei diplomato all'ISA, no? Ti sei diplomato all'ISA, l'Istituto Superiore di Arte e Musica. No, attenzione. All'ISA non ce l'ho fatta arrivare perché ero già troppo impegnato prima con degli artisti cubani con cui lavoravo. Ho fatto il Conservatorio Amadeo Roldán, perciò che è il livello prima dell'ISA. Non avrei avuto il tempo materiale per seguirlo, perché non ho fatto il tempo a seguire gli studi, gli ultimi anni del Conservatorio a La Habana, perché iniziavo già a girare fuori da Cuba, per cui spesso il Ministero della Cultura doveva mandare delle lettere al Conservatorio, alla direzione del Conservatorio, per congedare, è giusto, me per gli esami, e mi hanno fatto molti esami, sono stati fatti a me a porte chiuse, in orari e giorni altri rispetto a quelli, perché ero impegnato, ero fuori con degli artisti cubani con cui lavoravo. Gli inizi sono parecchi inizi. Suono da quando ho raziocinio, si capisce se ti dico così? Sì. Da quando ragiono, usavo le matite, le pentole, le posate, con le cose che usavano in cucina mia madre. Da lì lei ha visto che io avevo questo interesse e passione per la musica, anche per il disegno, perché mi piace molto dibujar, si dice in spagnolo, disegnare. E allora mia madre è partita per la musica e mi ha iscritto al conservatorio a La Habana. Un'aneddota particolare: lì mi hanno bocciato al conservatorio il primo esame che ho fatto, perché dicevano che non avevo attitudine per la musica. Mia madre questa cosa non le è piaciuta, no, le puzzava di qualcos'altro, e fece lettera a destra manca alla regione, al municipio, al Ministero di Cultura, e infatti io ringrazierò mia madre per tutta la vita di questa cosa. Se verificò che in quel periodo in cui io stavo facendo l'esame di ammissione al conservatorio c'erano altrettanto dei figli d'arte, figli di cantanti, produttori, eccetera, e hanno dato loro la priorità per entrare al conservatorio, e altri che magari avevano realmente attitudini li hanno bocciati. Mi hanno rifatto un esame apposta, hanno capito che ero portato per la musica. Da lì iniziai a 10 anni a studiare percussione, perché percussione, come altri strumenti, si inizia a 10 anni. Ho fatto i 4 anni di livello elementare, i 4 anni/1 in più che io feci a livello medio superiore al conservatorio Amadeo Roldán, appunto. E da lì questi 8-9 anni di formazione accademica, come tu ben sai, a Cuba, che è tostissima la formazione accademica in generale, in più con la musica. Perciò dai 10 io mi sono laureato a 19 anni a La Habana. Ne avevo 19 anni perché è stato a giugno del 1990. 2 mesi dopo alla mia laurea, la direzione della scuola mi propone di fare l'insegnante nello stesso conservatorio in cui mi ero appena laureato, che è stata una cosa simpaticissima, perché io mi sono trovato a fare l'insegnante, il professore di quelli che 60 giorni prima erano i miei compagni di scuola, quelli che erano un anno in meno di me, perciò è stato simpatico. E lì fece quasi un anno, se non sbaglio, alla Amadeo Roldán, e da lì iniziò un percorso professionale agonistico abbastanza impegnativo, che quello che ha fatto sì di, se non sbaglio, l'anno scorso farmi compiere questi 30 anni di carriera, perché appunto avendo iniziato a 18 anni proprio, per così dire, all'agonismo, l'anno scorso ho fatto 30 anni di carriera. Sì. Questo è un po' l'inizio fino ad oggi. Questa è una foto d'epoca, sì.
Esattamente, Sì, ne esattamente. avevo Torniamo su 30 kg in quello qua. meno, Sì, ho 30 kg capito, magari no, ho 13 kg capito, ho in meno. capito. Allora. Dimmi. Allora, benissimo. Poi mano a mano faremo vedere le foto dei link YouTube che ricordo rimarranno sui commenti di questa diretta. E quindi per chi non riuscirà, se non riusciremo a vedere bene i video di YouTube adesso, li troverete tutti sui commenti della diretta che rimarrà sia sul mio profilo che sulla pagina Perché Talk. Allora, io ho un po' di foto. Ernesto, un po' di video, però vorrei dare spazio subito agli spettatori perché nel frattempo, tra mille cose che sto cercando di fare, allora intanto sono andato via, non mi vedo più, però si dovrebbe sentire. Vedo già Si sente. delle domande. Intanto ti salutano Amerio Rifoni, ti saluta Roberto Gatti, ti saluta Matteo Ciao Salvatori, ti Roby, saluta ciao Medeo. tante persone, Federico Zannini, Frank Wow. Betancourt. Franchi. Ok, Patrizia, scusate se non vi nomino tutti ragazzi, ma La veramente Patu. qua oggi è veramente dura con la connessione. Allora, ho visto una domanda di Federico Zannini che dice: qual è il primo artista con cui hai collaborato? Oddio, il primo artista, farei una domanda nella domanda, se tu hai il controllo di chiederle indietro, di quale livello stiamo parlando? Perché artista, io ne posso parlare andando già a L'Avana, Sì, proviamo adesso, però proviamo un attimo, eh. parliamo dell'Avana, avevo Allora. Ecco. ancora 18 anni, suonavo con Mercedita Valdés, suonato Adesso siamo con tornati. Joru Vandavo e tutto quello che comporta, parlando dell'ambito delle percussioni, li conobbi e suonai per molti anni con Barreto proprio Guillermo, nonché conobbi e lavorai per molti anni con Pancho Quinto, parlando del mondo più specifico delle percussioni, però appunto artisti di nomi importanti, andando in quegli anni là, 18 anni, Mercedita Valdés, Joru Vandavo. Formazione importante cubane come Paulito FG, Monte d'Espuma, collaborai con Sintesis anche, però diciamo quello che mi ha forgiato fondamentalmente nel mondo della musica jazz e Latin jazz, e per me il grande apporto che mi aveva dato all'epoca e che mi ha lasciato è stato lavorare con Emiliano Salvador, questo noto pianista jazz latino cubano che molti spero di voi conoscerete, o se non le conoscete, tra non molto pubblicherò delle cose su YouTube che ho trovato nei miei archivi, Sì. ed è stato l'artista che mi ha portato a conoscere il mondo, perché con lui viaggiai molto in festival jazz in giro per l'Europa, Sud America. Perciò il primo sarebbe molto difficile, perché ci sono state molte Sì. contemporaneità in quegli anni della mia vita, così se voglio definire prematura a 18 anni. Oggi ne ho 49, perciò è tanta roba. E di questo sono contento, tutte le cose che ho imparato in tutti questi anni. Infatti oggi mi sento un po' debitore con tutti o gli allievi che vengono da me un po' a imparare sulle mie esperienze o sulla contenuti della musica cubana, per quanto tutti questi artisti in tutti questi anni a me hanno donato. Io ti vedo a tratti, Luca, non so se tu mi senti o mi vedi fluido. Sì, anch'io mi vedo a tratti, ti sento a tratti, comunque sono riuscito a capire. Hai praticamente già risposto anche alla domanda di Matteo Salvatori, che ti saluta, ti manda un grande abbraccio, che chiede proprio quali Ah, gruppi ma cubani hai iniziato diciamo, hai suonato a Cuba. Hai già risposto ho detto praticamente. un po' così, ci sarebbero tanti altri, però appunto alla domanda di Hai prima, i già primi risposto. sono stati Allora. questi, però ci sarebbero tanti altri anche. Immagino. Certo. Amedeo ti chiede una cosa. Ti ricordi quando ti ha intervistato che eri per la rivista Percussioni, che eri in tour con Lorenzo, con Jovanotti? Sì, 96, 97, 98.
Con gli anni là? Sì, tanti anni fa. Sì, ma mi ricordo anche di questo seminario che abbiamo 97. Fatto alla Pergolesi, Pergolesi, giusto? Pergolesi, ricordo, sì. Al Pergolesi, di Iesi. Sì. Certo che ricordo, ma ci dovrebbe essere lì, ci sono delle scatole di archivi dove ci sono cose abbastanza a rilievo degli anni e se non sbaglio c'è pure una copia di quell'articolo, claro che sì. Sì, è vero, mi sembra, sì. E, allora, io qua, tra le mie foto, a parte che avevo anche quest'altra bella foto, forse è proprio quella di cui stavi parlando prima, che stavi insegnando ai tuoi ex compagni di conservatorio a Cuba, adesso faccio vedere subito. Questa foto qua, se il pannello remoto risponde ai miei comandi, io vorrei anche farla vedere, ma non sta rispondendo. Sto cliccando, ma non sta rispondendo. La connessione mi sta dicendo che è scarsa. Bene. Allora, facciamo così, proviamo con... Tanto non credo che la gente debba andare via da qualche parte, perciò prendete il tuo tempo. Ma non ci sono, ma non così tanto, eccomi. Addirittura, cioè, quanti ce ne sono? Addirittura ti sei sdoppiato. Ecco, ma questi vedi sono, questi sono i bug del sito. I bug del sito. Allora, la foto ovviamente non si vede perché la devo ricaricare. Adesso abbiate pazienza. Ecco qua, abbiate pazienza. Sto arrivando. Ecco, ecco. Questa è un'altra bella foto. Uno, due e tre. Eccola, oh, ce l'ho fatta. Oh no, è andata via. Eccola. La vedo, eccola la vedo. Qua. Qui stavi insegnando. Ecco. Non allora. Non pensavi avessi caspita. Trovato questi. Cavolo, ma nemmeno la Maria De Filippi fa queste ricerche qua. Nemmeno la De Filippi. Comunque, questo cavolo, questo è un progetto che io avevo a La Habana di insegnamento delle percussioni e facevo questi corsi anche, questi sono bambini, sono tutti ragazzini, massimo ne avranno 12-13 anni in cui insegnavo le percussioni. Poi dietro ci sono quelli più adulti in cui una volta che finivo con quelli più piccoli, più giovani, e rimanevo con quelli più grandi per i generi più impegnativi, la musica popolare o quelli che già iniziavano a introdursi al mondo delle multipercussioni. Però questo diciamo una, se può definire una scuola privata che avevo all'epoca in Cuba, per l'insegnamento delle percussioni, sì, perché non era una cosa istituzionale, era un progetto che avevo fatto io per insegnare ai bambini. Questi sono tutti cubani, questi ragazzi. Sono tutti cubani. Questo è un progetto di insegnamento che feci a La Habana anni e anni fa. Sì. Io non ti vedo più, Luke. Eccoti. Eccoci qua. Eccomi, scusate, ma qua sto diventando matto io con questa connessione. Dovrò un attimo cambiare tutto. Va bene, andiamo avanti, ho tante foto da far vedere. Allora abbiamo parlato un po' di Cuba, io vorrei invece iniziare a parlare adesso, poi ritorneremo magari anche a Cuba, perché anche in Italia tu hai avuto la possibilità di collaborare con altri tuoi amici ed artisti cubani di altissimo livello, come Omar Sosa, il pianista. Ho visto che hai fatto un concerto proprio a febbraio, no? Prima della quarantena. Questa quarantena ci ha anche interrotto. Ci ha interrotto perché adesso avremmo dovuto fare altre date in Italia e anche in Europa. Ci sono certe date che sono ancora aperte, che ancora non sono state completamente spassate via. Però sì, con Omarito, con Omar Sosa è stata un'esperienza grande, grande, perché è bello ritornare a... Non ti vedo più, Luca. Non so se tu mi senti. Non ho Ecco idea. Mi senti? qua. Non... Vedi la foto? Vedete la foto?
No, sì, non sto sentendo un attimo. Vedo nero, non so se tu mi senti. Vedete la adesso ti foto? Vedo. Adesso ti vedo. No, allora. Adesso vedo la foto e vedo marito e vedo la Giglia. Tutti. Questa è stata una serata che suonavano loro, che sono andato a trovarli a Verona. Sì, come l'esperienza con Omar, ci sono tante collaborazioni anche con i colleghi cubani che, come sempre, è una grande soddisfazione, lo si sa. Sì. Suonare tra di noi, ci sono, tu che sei musicista, tu che sei percussionista, lo sai, ci sono dei codici latini, ma per non essere così regionale, per non dire così cubani, che fanno sì che accadano delle magie sul palco. Quando si suona dal vivo, questo è il bello di suonare a volte con i cubani, con uno sguardo, con un segnale del dito, si capisce dove si sta andando. Adesso approfitto per raccontarvi. Sì, già si era vista prima. Ah, era vista ok, prima. Scusa, ok, benissimo, sì, sì. Sì, sì, sì. Ti racconto, approfitto, visto che tu sei percussionista e stiamo parlando su una piattaforma di percussioni. A proposito di questo argomento di suonare tra i cubani, mi ricordo anni fa, sono andato a Milano per questione mia, avevo degli lavori miei, e coincidevo con una serata che c'era a Milano di Horacio Hernández, il negro, sì, sì. All right? Che era lì con Italuba. Il suo progetto stava facendo questo clinic, naturalmente la platea affollata di batteristi e percussionisti quel giorno per me era off, ho approfittato, mi sono messo d'accordo con la produzione e sono andato a vederlo. Orazio vede che sono lì sul pubblico, mi invita a suonare con loro, ho fatto con loro Caravan, un arrangiamento in 6 per 8. Sì. Sei ottavi, sei dei Caravan, sei ottavi del Caravan. Allora c'è questa solo di percussioni e poi iniziano tutto il pezzo, arriva il momento della solo di tromba, al cui il pianista molto bravo, Ivan Bridon, inizia a muoversi con gli accordi, di conseguenza il bassista, sempre cubano, vede questi spostamenti, disse: beh, io non mi fermo qua e anche io vado di là. È andato per altre strade. Orazio non ne poteva farne a meno, anche lui è andato per conto suo e io non volevo rimanere da solo. Io ho preso un'altra strada, sempre rimanendo nei codici musicali percussivi cubani. Al ritorno della solo della tromba, tutti coincidiamo nello stesso punto, armonica e ritmicamente, e è successa una cosa magica, no? Appunto per questi codici che noi abbiamo. Finisce questo pezzo, la gente le piace molto, io mi siedo, al mio fianco c'era un noto batterista italiano, che non voglio fare nomi perché mi hanno detto di non fare nomi in generale. Allora non faccio il nome, mi si avvicina e mi disse: Erne, io a un certo punto avrei pagato qualsiasi cifra per capire dove era l'uno, perché ognuno di noi aveva preso pianoforte, batteria, basso, tromba, una strada propria, e abbiamo tutti alla fine finito nello stesso punto. Questa è la magia dei codici cubani, che adesso vedo che ci sono tanti, tanti italiani che si stanno muovendo anche su quelle strade. Parlo dei batteristi percussionisti. Dico l'aneddoto. Sì. Bene, andiamo avanti. Allora, io non mi vedo più. Ecco, Frank Betancourt chiedeva una curiosità. Se ha una muccia del carattere di Emiliano, com'era Emiliano? Emiliano, come essere umano, aveva un carattere particolare, con le sue forze e debolezze. Quello che interessava a noi era fondamentalmente la parte musicale, sicuramente. Però c'era un fattore personale che qualche volta, come è di dominio pubblico, indeboliva questa parte professionale. E noi per molto tempo, almeno i quasi 2 anni che io suonai con Emiliano, un anno e mezzo, 2 anni, adesso non ricordo benissimo,
è stato questo sapore dolce amaro tra la gioia di a 18 anni suonare con un Emiliano Salvatore, girare il mondo, il più importante festival di jazz. Io mi trovai catapultato da il bancone del conservatorio al palco che dopo di noi suonava Branford Marsalis o cose di altri generi, e questa era la parte dolce. La parte amara era quell'aspetto particolare che a volte della sua vita, che a volte si contrastava con quella professionale, e allora qualche volta ci ha messo in difficoltà. Però umanamente parlando era una persona molto 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 bella, molto buona, molto sensibile. Ci ha insegnato un sacco di cose, tante cose che io so oggi della musica, del jazz, ce l'ha insegnata Emiliano Salvador, e le devo tanto. Naturalmente molti non lo sanno, però io ce l'ho scritto le sue date di nascita e di decesso, e io lo ricordo tra me e me in quei giorni, perché le devo tanto a Emiliano Salvador, tanto le devo io a Emiliano Salvador. Che Dio lo tenga nella gloria. Allora, andiamo avanti, benissimo. E vorrei parlare delle tue esperienze da quando sei arrivato in Italia. E allora, tu sei arrivato in Italia, dicevamo nel 95, hai avuto subito la possibilità di lavorare con un grandissimo artista che è Pino Daniele. Anche lui purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Vorrei un attimino che tassi un passaggio dai gruppi cubani ad una situazione comunque differente, no? Perché comunque Daniele sta nell'ambito della musica pop, musica leggera italiana, mescolata un po' con blues, un po' di funk, un po' di tutto. Come ti sei trovato a livello proprio di accompagnamento con il tuo set percussivo, che era composto, ricordo, da tanti strumenti, no? Conga, timbales, effettistica. Cioè, qual è stato, diciamo, il passaggio tra l'impostazione cubana e l'impostazione del percussionista in questo genere musicale? È stata una cosa forte per me, me confesso, è stato forte, perché venendo da, come si dice in cubano, todo esos palos della musica latina, la musica cubana, arrivare qua a lo shaker in quel punto, con quella dinamica, piuttosto del triangolo in quella forma, e quel crescendo il piatto, a tutta questa delicatezza, non solo, adesso mi fai venire in mente anche il discorso di lavorare su click, lavorare su certe diciamo criteri che noi sapevamo dell'esistenza, ma abbiamo sempre ignorato. È stata una grande scuola, parlando tecnicamente di musica. Poi umanamente, che te lo dico a fare, è stata per me una esperienza violentamente bella, una cosa che mi porto tuttora, per tutta la vita, sarà trovarmi davanti a un pubblico così numeroso, che adora tuttora un artista come Pino, e di conseguenza, di riflesso, questo ti viene a sua volta addosso. È un'esperienza, perché la sto vivendo tuttora. Ogni volta che vedo qualche video, qualche foto, qualche filmato, la vivo tuttora. È una cosa travolgente. Te dico, musicalmente ho imparato tanto, perché venivo da tutto un altro criterio di interpretazione. Ho imparato tante cose, poi condividere il palco con tutti quei musicisti che lui mi ha fatto condividere il palco, la batteria Lele Melotti, la strepitosa Rita Marco Tulli, Jimmy Air, bassista di Chick Corea al basso, Pat Metheny, tutte queste esperienze che devo e sarò debito a vita a Pino, non solo il fatto che ho avuto l'opportunità di conoscere l'uomo, non solo l'artista, perché noi ci si viaggiava assieme, ci si mangiava assieme, qualche volta si faceva qualche camminata in città assieme, si parlava non solo di musica, si parlava anche delle nostre vite, delle nostre culture. Pino era un appassionatissimo di Cuba, della cultura cubana, tanto, lui ci è andato anche a Cuba a fare dei concerti, stavamo anche per fare un concerto a La Habana, che purtroppo mai si è potuto materializzare. Sì, è un'esperienza che
potremmo dedicare un giorno intero a parlarne, perché ce n'è tanto da dire, e questa cosa a me è rimasta impressa nella mia pelle, e per sempre, questo è indelebile. Non ti sento. Mi senti, Luke? Ecco, adesso. Eccoti. Vedere proprio il video, volevo far vedere proprio il video con Pino Daniele e con Pat Metini, se non sbaglio, solo che right. Non so se riuscirò a farlo vedere, ci provo un attimino, ma comunque li metterò dopo, right. Ripeto, sui commenti a fine diretta. Adesso proviamo un attimo a farlo. Intanto un attimo andiamo avanti, perché mentre lo ricarico c'è stata un'altra domanda di Matteo Salvatori che dice: non scorderà mai quella volta che ti ha visto. Allora aspetta che la ricerco, perché eccola qua. Un bellissimo ricordo che ho di Ernesto è stato quando lo vidi ad un concerto a Rimini con il Funky Company e rimasi allibito dalla tecnica che aveva sul multiset. Wow, i Funky Company, vedi, a me manca questa musica, a me manca questo groove, a me manca quel pathos che c'era in quegli anni lì. Cavolo, adesso parlo di quegli anni lì, sembra che ne ho 87 anni, però quel periodo lì sì, perché la musica è cambiata tanto, non lo sai anche tu. Cavolo, i Funky Company, quel periodo lì, caspita, eh sì, lo ricordo anche io con moltissimo piacere. Lo ricordo con moltissimo piacere. Bene, allora vediamo un attimo se riesco a mettere il video, che adesso non trovo più, eccoli qua. Allora, proprio il video con Pino Daniele e Pat Metini. Che anno era? Nel 95. Ah, 1995, sì, proprio 95, quindi appena arrivato, catapultato subito sul esatto. Palco praticamente. letteralmente sì. Okay, un attimo che lo cerco di aprirlo, se vediamo un po'. Allora no, niente, qui mi si blocca, mi si mette a metà, allora lo devo riconnettere un'altra volta. E beh, suonare anche con Pat Metini immagino sia stata un'esperienza unica. Eccolo qua, questo Pat Metini. Non avrei parole, magari non domino abbastanza la lingua italiana come per poter usare tutte le parole giustissime che descriverebbero questa esperienza per me. Tu calcola che noi abbiamo fatto, se non sbaglio, 12 concerti in giro per l'Italia. E ogni singolo concerto, quando noi facevamo Are You Going With Me, non so se hai presente quel brano, sì, se non, se non lo conoscete cercatelo, Are You Going With Me di Pat Metheny, io piangevo lacrime dell'emozione, immagino. perché solo 5 anni prima quei pezzi si facevano in conservatorio tra i compagni di classe nelle jam session o qualche gruppo musicale che si faceva duo, trio, si faceva quel pezzo lì. Allora io trovarmi 5 anni, solo 5 anni dopo, sul palco con lui a fare questo brano, tu non puoi avere idea che goduria, Emozione. che Sì, orgasmo immagino. musicale di provare quell'emozione lì. Non che è un uomo pazzesco. Approfitto per raccontare una cosa che io racconto Sì. spesso, un aneddota con Pat, a proposito della qualità umana di certi artisti. Okay? Prima parlavamo di Emiliano Salvador, una persona straordinaria con i suoi pregi e le sue debolezze, però non posso definire difetti, debolezze. Pino, l'artista, il cantautore che è, l'essere umano che è stato, la persona che è stata, parlo per la mia esperienza. Nonché l'artista. Poi Pat, una cosa che mi porto sempre di lui, tra
tra tante altre, però questo aneddoto della professionalità, la umiltà dell'artista. Stavo montando un pezzo, questo che ho montato da poco, qualche giorno fa su YouTube, We Live Here, si chiama il pezzo, We Live Here. Questo brano, quando noi stavamo ancora facendo le prove, montando questo brano, qualche settimana prima noi ci arrivarono i CD con le parti, per impararci quello che c'erano delle scalette, quello che si voleva fare dei pezzi di parte. Gli ho tirato giù quello che c'era, delle percussioni, questo disco l'ha fatto Luis Conte, e mi imparai tutto quello che c'era, e naturalmente qua e là mi permettevo di fare qualcosa personalizzandolo. E, una cosa che non dimenticherò mai di Pat, che racconto spesso, alle prove c'è un momento alla fine della sua solo, che io fece una pennellata con il wind chime, no? Per consegnare il tema, sì, del brano. Finito il brano, lui mi si avvicina da me, ma con un'umiltà bestiale, mi si avvicina e mi dice: Ernestico, che ne pensi qua alla fine della mia solo, anziché fare quella pennellata del wind chime, facciamo un crescendo di piatto, come ti suonerebbe? Cioè, palmettini. Tu vai su Wikipedia, tu vai su, cerchi su Google, vai sulla Bibbia, ovunque tu vai a cercare questo nome, palmettini che viene a me a dirmi: che ne pensi? Cioè, tu che potresti dirmi: senti qua, allora. Io mi sono sentito anche talmente così che me la sono pure tirata, le faccio: va bene, proviamo. Però le dico così, no? Perché questa cosa mi ha stupito talmente, questa umiltà e questa cosa, da un pezzo che ha scritto lui, una cosa che è già stata non registrata, e questa cosa io la racconto sempre, semplicemente per il fatto di dimostrare che quando c'hai questa grandezza creativa, questa grandezza artistica, musicale, che va pari pari con questa super qualità umana, il risultato è questo. E io di questo imparai tanto, 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 e la racconto sempre perché le persone conoscano anche quel lato che non potranno, non avranno l'occasione di conoscere, perché la gente vede gli artisti solo sul palco e non sanno tante altre cose che ci sono dietro nel backstage di certi artisti. E questa esperienza con Pat, tra tante altre, me ne porto con tanto piacere, perché è stato un grande insegnamento di vita. Sei frizzato, Luke? Non so se mi senti. Luke! Scusate, ragazzi, non, adesso proprio c'è avuto un momento di back totale. Qui sono tutto nero, non sento niente. Niente, non ti preoccupare. Scusate un attimo, provo un attimino a fare così. Ti sento, ma sei frizzato. Caro Luca, ti scrivo. Eccomi. Sei frizzato ancora. Addirittura sei andato via. Beh, ragazzi, non so se siete online voi, non riesco nemmeno a niente, perciò non posso nemmeno rispondere.
Eccomi, mi senti? Mi sentite? Sono tornato. Si vede? Eccolo! Eccolo, ecco, sto tornato. Sì, allora intanto, scusate, lo so. Niente, qua, niente, niente, adesso devo cambiare proprio qualcosa. Ti salutano tanti, Gabriele Galiarini. Non vedo i messaggi, cavolo. Sì, me li devi leggere, vorrei tanto leggere. Allora, dopo rimarranno tutti sulla diretta. Risponderò poi, dopo sì, rispondo, sì, dopo esatto, rispondo. Dopo, esattamente, esattamente. Andiamo avanti un attimino, lo so che vai, lo so che vai via. Se c'è qualche domanda... Se c'è qualche domanda me le dici tu che le vedi e poi io risponderò magari con calma a tutti. Ce ne sono tante adesso, allora vediamo un'altra domanda e poi parliamo, continuiamo a parlare qua, continuiamo a parlare del, diciamo, della tua esperienza con altri artisti italiani. Allora, un disco di cui sono innamorato che mi ha fatto venire la voglia di studiare percussione, dice Fabio Fumagalli, che saluto. Il Quinto Mondo con Jovanotti, che ricordo registrazione di quel periodo. Allora, approfittiamone, parla un po' anche della tua esperienza con Jovanotti, no? I tuoi inizi, i vari tour, parlaci un po' dell'esperienza con questo artista. Lorello, che te devo dire? Lorello mi ha fatto... Allora, Pino mi ha fatto conoscere l'Italia e mi ha fatto conoscere in Italia, ok? Lorenzo invece ha fatto sì che in Italia io proprio mi seminasse come una radice di una pianta, ok? E nel senso che ha fatto sì che attraverso la possibilità che lui mi ha dato con la sua musica, quella che facevamo in quel periodo, e, io potesse esprimermi al 101%, perché un grandissimo ricordo che ho di quell'esperienza è quanto Lorenzo si fida dei suoi musicisti e quanto lascia spazio ai suoi musicisti, perché sa la qualità, la formazione, la bravura, il talento, chiamala come ti pare, che ha i musicisti di cui lui si circonda. E questo mi ha permesso arraigarmi, si dice in spagnolo, non so come dirlo in italiano, sì. E in questo meraviglioso paese. A Lorenzo io l'ho conosciuto in La Habana, quando quello che... credo che tuttora il suo manager era La Habana, che stava cercando... me per mettersi in contatto con me per farmi venire in Italia. Io ho conosciuto Lorenzo lì a La Habana, che stava preparando questo concerto che stava per fare a La Habana mesi dopo. Una volta che sono arrivato in Italia con Pino, a fare tutto questo giro con Pino italiano, e siamo andati anche all'estero, in Europa con Pino, sì. Non dimenticherò la primissima esperienza, è stato quando al Forum da Sago, finito il concerto, Pino e quello che all'epoca era il suo produttore sono venuti in camerino, naturalmente a salutare Pino, a fare complimenti a tutti, è venuto da me a complimentarsi di quello che aveva, di quello che aveva visto, di quello che avevo fatto con Pino, e lì mi invitò a lavorare con lui. Mi ricordo che la prima esperienza è stata quella che molto, molti di voi, o forse tutti, conoscete, L'Ombelico del Mondo. E lì ho avuto l'opportunità di proprio manifestare musicalmente tutto quello che io ero. E lui di questo si fidò, tutte quelle parti dell'Ombelico in cui c'è il mio intervento. Da lì nacque questa sodalizio musicale, nonché personale, perché poi in tournée per anni poi diventi anche amico personale, no? Perché ci si conosce tutte anche le cose nostre personali, no? E, così lo definirei, ma tuttora ogni tanto ci si scrive, ci si scambia messaggi su Instagram, e lo so, io sono certo che con Lorenzo lavoreremo assieme, ne sono certo, perché è un artista che mi ha donato tanto, mi ha dato tanta, come dire, ho imparato tanto,
tanto. È da lì che tante influenze che io sto applicando da tanto tempo con i miei progetti musicali a nome mio, vengono da quel super mondo lì, pop, grande spettacolo, grandi palchi. Questo ti potrei dire. Eccolo questo ti potrei dire di questa esperienza. Cavolo, ma sei andato proprio a prendere da cose che non ricordavo nemmeno. Sei andato proprio a prendere cose che non sapevo, non me lo ricordavo nemmeno più che esistevano. Ho cercato un po' sul web, diciamo. Poi anche questo cavolo! Qua un pochino più recente. Allora, un attimo che faccio vedere anche questa. Allora, questa è ancora una delle ultime formazioni di quando suonavi con lui, se non sbaglio. Vediamo. Allora, sì, che vedo. Allora, la fa con dire. Proviamo. Sì, questa è stata un'altra. È stata un'altra generazione. È stata un'altra generazione di uno dei suoi progetti, della sua famiglia. Perché per Lorenzo è così, no? È una famiglia. Questa è stata un'altra generazione perché sono cambiate negli anni molti elementi, no? Ci sono stati molti ospiti negli anni con Lorenzo, se non sbaglio, ci ho lavorato consecutivamente per 11 anni, 12 anni, non ricordo adesso benissimo, ma sicuramente più di 10-11 anni. E questa è stata una delle generazioni perché ne ho visto diversi elementi cambiare nel tempo con Lorenzo. È una grande esperienza suonare con Lorenzo, vabbè, che ve lo dico a fare, non lo sapete tutti, è una grande esperienza. Certo, allora ci saluta Marco Fadda, ciao Marco che è stato ospite della penultima puntata Marco, dice, uno dei più bei soli, uno dei più bei soli del Vano del Tamburo. È vero. E dice Ernesto domini l'italiano come la percussione alla grande, è un piacere ascoltarti. Grazie. Allora, mi piacciono le lingue. Esatto. Ne parli anche l'inglese, no? Tu? Un po' di inglese? Sì. Infatti martedì c'è una intervista per Benetton in inglese che mi sto preparando perché ha tanti vocaboli, non le uso da un pezzettino. Devo fare un'intervista tutta in inglese. Vi invito su Instagram martedì prossimo alle 5, ora d'Italia. La guarderò. Salutiamo Mario Principato. Abbiamo appena nominato il discorso del Mano del Mario! Grande Mario! Che ti saluta. E tanti altri, scusa. L'Aima, mia ermanita Rodriguez, l'Aima e Maru. Ci deve essere anche in giro Robertico, credo, Roberto anche, Gatti, deve essere in giro. E poi allora, Marcello Sutera che dice fate bravi. Marcello pure! Cavolo, che carambata questo programma! Comunque sono contento ma parlavo anche con qualche collega qualche tempo, mi fa piacere quello che sta succedendo nel mondo della percussione oggi in Italia e in generale nel mondo, però oggi in Italia ci sono tanti colleghi che stanno facendo dei lavori molto 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 belli e anche delle ricerche tecnica musicale, sono molto contento. Un grande esempio è stato quello del progetto che ha fatto Principato, ad esempio, che mette in risalto tanti percussionisti italiani che fa conoscere anche all'estero, come tanti dall'estero che vengono conosciuti attraverso questo progetto. Sono contento e sono felice anche di farne parte di quel progetto. Andiamo avanti, allora, siamo quasi arrivati alle 7, ma io andrei un po' avanti perché dobbiamo ancora parlare di un po' di cose. Avrei piacere che Nestico ci raccontasse anche magari le esperienze con altri artisti italiani, perché non ha lavorato solamente con Pino Daniele e con Jovanotti, ma ho visto anche dei video con Eros Ramazzotti, ho visto delle cose che ha fatto anche, se non sbaglio, con Irene Grandi, o era solamente una foto? Sì, abbiamo fatto un tour con Irene.
la differenza tra, sempre nell'ambito tra virgolette pop, diciamo, tra Jovanotti, un Eros Ramazzotti, proprio a livello comunque musicale, ovvio, è abbastanza diverso, ma è proprio il tuo approccio con il tuo set percussivo, cioè ovviamente per ogni tour tu decidevi di mettere strumenti in base allo stile musicale, a quello che di cui avevi bisogno, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Da lì il fatto che io sono contento che quando vengo ingaggiato per fare qualche produzione musicale sia non molto conosciuta come dei super tour, mi si chiami perché sanno quello che io posso apportare con la mia esperienza a quel progetto musicale. E, come ti dicevo prima, con Lorenzo, essendo un artista che si fida dei suoi musicisti, ti lascia tanto spazio, e lo potete sentire in tutti quei dischi. Prima, non ricordo adesso il nome, che ha fatto menzione a Il Quinto Mondo, c'è La Raccolta, con Lorenzo ne avrò fatto anche lì, tra le edizioni straniere una decina di album, forse di più, non ricordo bene. È un artista che ti lascia spazio e di conseguenza il set era abbastanza impegnativo. Per quanto mani, piedi e poi cori, perché con Lorenzo si facevano cori, ma anche con Pino si facevano cori. Discorso che cambia con Eros, perché pur se si fidano di te, sanno che chiamando te dai quel tocco particolare, tuttavia bisogna rispettare certi criteri musicali del genere, come giusto che sia, e in cui non puoi andare tanto in là. Infatti c'è nella scaletta di Eros, io non vedevo l'ora che arrivasse Fuoco nel Fuoco per un attimino sbilanciarmi quel pezzo che è un pelino più Latin pop, no? Perché il resto erano pezzi che devi rispettare certi, giustamente, devi rispettare certi parametri di interpretazione che, se vogliamo, ci possono limitare. Però allo stesso tempo era un'esperienza, e un'esperienza da fare. Perché anche lì ho imparato tante cose del genere, soprattutto di quel sistema lì, di quella costellazione, definiamola così, perché lavorare con Eros Ramazzotti, che te lo dico a fare, è una cosa abbastanza di altissimo livello organizzativo, nonché musicale, condizioni di lavoro, condizioni tecniche, come voi sapete, anche di pubblico, perciò è un lavoro molto, molto alto, è un'esperienza che ho avuto tanto piacere in fare, musicalmente parlando. E allora, parlando del set, e lì ti devi un pelino limitare. Però, adesso magari faccio un esempio impopolare. Però non me ne vogliate bene, non me ne vogliate male, scusate. Per me, ogni volta che mi si chiede con chi ti sei trovato bene, con chi ti sei trovato meno bene, chi ha questo, chi ha l'altro, eccetera, io definirei gli artisti in un certo senso come la nostra esperienza coniugale. Quando per un motivo o un altro uno cambia donna, perché c'è qualcosa che non funziona, tu poi ti metti assieme un'altra persona che non ha quei problemi che tu avevi con quella persona di prima, però hai altri problemi nuovi, diversi. E perciò con Lorenzo avevo l'esperienza, la possibilità di esprimermi, suonare, di essere me stesso, e imparai tutto quello del genere in quella situazione. Con Eros ero leggermente musicalmente limitato, perché la percussione doveva rispettare certi canoni del genere e di conseguenza mi limitava, ma a sua volta aveva altro che non avevo da prima, che tutta l'esperienza, quella super top dei lavori professionale, che mi ha donato tantissimo anche.
e mi ha insegnato tanto di quello che mi porto anche oggi come esperienza lavorativa. Non so se mi sono spiegato bene, però io so quello che volevo dire. Tu mi hai capito, Luca? Quando torni da questo esatto. Spazio alla pubblicità. Volta, esattamente. Sì, sì, ma sembra che stai per lanciare la pubblicità. Quando vai in nero così sembra che stai per lanciare la pubblicità. Esatto. Purtroppo sì. Ti saluta José Antonio Molina. Chi? No, non ti ho sentito? Ti saluta José Antonio Molina. Un tuo Molino! Amico, coño, mi ha pure. Claro che sì, tremendo musico, saluto, tremendo percussionista. Tremendo percussionista. Eccolo. Eccomi, niente, ci sono, mi senti? Eccomi, ti sento. Sì, ok, bene, quindi dobbiamo parlare anche della tua esperienza. Quale esperienza? Sei andato via, quale? Eccomi, scusa, eccolo. Ma niente, ogni tanto cado via tutto, devo ricollegare tutto. Sì, allora ricordo, se mi senti parlo, poi non so se arriverò o non arriverò, che metterò tanti link video alla fine della diretta. Purtroppo volevo farli vedere oggi, ragazzi, qua in diretta, non ci sono riuscito per questi problemi tecnici. Avevo i video con Giovanotti, con Pattemettini, di Pino Daniele, con Ramazzotti, avevo preparato tutto bene, li metterò adesso qui alla fine dei commenti sulla diretta, e quindi guardateveli tutti con calma. Sto guardando anche delle altre domande e saluto Marco Roveti, che è appena entrato, okay, e che fa una domanda che, guarda caso, volevo fare io. Quindi benissimo, abbiamo preso due piccioni con una fava, si dice. E allora, i tuoi progetti attuali, oltre al tuo quartetto Latin Jazz, che so che va avanti da tantissimi anni, okay, adesso cerco anche delle foto, se hai dei progetti attuali, si sta portando avanti ovviamente il tuo progetto con il tuo quartetto, parlaci un po' del presente. Senz'altro. Allora, il presente, futuro immediato e futuro un pelino più in là, ci sono tante cose, tanta carne al fuoco. Al fuoco. Giusto? Tanta, sì, carne al fuoco. E, io spesso non mi piace definirmi un musicista, un percussionista, ma bensì un creativo, perché mi frullano in testa tante cose che vanno al di là di suonare la percussione, di accompagnare qualcuno, di creare qualcosa di musicale. Mi piace donare tanto emozioni, e questo attraverso diverse forme, fondamentalmente d'arte, ma qualche volta anche non solo con l'arte. E questo, ecco lì lo genisero del quartetto Ernestico Cuban Jazz Session. Adesso, ti dicevo prima, c'erano questi concerti con Omar Sosa, che è nato questo progetto nuovo, sì, in duo, che stiamo maturando già, creare un progetto discografico con un ospite anche molto speciale, che per scaramanzia adesso preferirei riservarmelo. Ed un progetto che io credo che musicalmente sarà molto ricco, energeticamente per primo parlando, e poi potrebbe anche esserlo anche tecnicamente. Questo col quartetto, il relativo Cuban Jazz, sì, Session, ci sono delle sorprese, sorprese. Anche questa preferirei riservarmela, finché non saranno materializzate e se saranno, potranno essere di dominio pubblico. Spero, appena le cose si mettano un po', se li vede un po' la situazione, sia a livello discografico che anche dei live. Ci sono delle sorprese con il progetto Ernestico Cuban Jazz Session, che vedrete, perché lo vedrete pubblicato qua e là. Una cosa che secondo me
credo piacerà molto a voi. A me sta facendo impazzire già il solo parlarne e pensarlo. Dopodiché c'è un progetto sociale. Sì. C'è un progetto sociale che sto adesso conversando con una delle città. Ah, ecco questa sua foto. Questa foto tiene su perché. E sta creandosi questa sinergia. È partita sta foto, volevo far vedere la fine, ma è partita. Devi farti una regia, qualcuno che si occupi di questo, Luca. E un progetto sociale. Qual è il problema? Vai. C'è un progetto sociale focalizzato fondamentalmente sulle percussioni, a cui ci tengo molto. E sto prendendo le dovute precauzioni politiche, amministrative, geografiche. Qualcuno che penso che sia in ascolto sa di cosa sto parlando. E, è una cosa che anche a sua volta voglio donare. Cioè, sai che cosa è, Luca? Io ne ho 49 anni, ok? Sono arrivato in Italia a 24. Prima stavamo parlando dell'inizio, ho iniziato a 18 anni. Già a girare il mondo, uscire di Cuba, suonare con questi artisti, questi nomi, tutta l'esperienza comparato, tutte le cose belle, tutte le cose magari anche meno belle, però un bagaglio abbastanza importante di tanta informazione in questi 30 anni di agonismo. Io ne ho 49 anni, appena fatti adesso il 5 marzo, mi sento in colpa, adesso prende con le pinze questo pensiero, nel senso che mi sento già come uno che ne ha come se fosse uno che ne ha 80 anni e deve adesso riversare, deve donare tutta questa esperienza, tutte queste, possiamo definirle fortune, possiamo definirle possibilità che ho avuto di poter collaborare con tutti questi artisti, fare tutti questi viaggi, tutta questa esperienza che ho dentro. E allora questo è quello che mi fa sì di creare tutta questa situazione musicale e non solo. Tutti questi progetti che, come stavo dicendo prima, adesso sì, socialmente, mi sto impegnando di più per dare a quelli che non hanno avuto quell'occasione di farsi conoscere, di farsi vedere, di esprimersi per il talento che possono avere, e a volte non solo con la musica, e darle uno spazio attraverso quello che sono le mie conoscenze, quelle che sono le mie possibilità di poter creare opportunità per loro. Chiamalo, come si dice, come si dice il termine, filantropia, non so che caspita definirlo, però sì, mi sento così. Quando vedo i colleghi, vedo studi, vedo dimostrazioni, virtuosismi, esercizi, chiedo, cavolo, che bello, guarda quanta gente che ha tanta cosa da dire, quanta cosa da fare. Naturalmente, prendendo con le pinze questi argomenti di quello che si vede in rete, però sono contento di quanto sta accadendo oggi nel mondo della musica. Come tu ben sai, 20 anni fa, quando sono arrivato in Italia, 25 anni fa, nel 1995, non c'era tutto questo movimento di percussioni e di musica latina che c'è oggi, soprattutto la conoscenza che c'è oggi. E questo mi fa piacere. E questo mi fa sentire oggi un cavolo, bene, dai, mettiamoci, facciamo. Quando mi ha chiamato Roberto Gatti per il nome di Principato per questo progetto Mano del Tambor, ero contento, è stata una bella esperienza, però anche qua vorrei spezzare una freccia. Stiamo attenti, non scambiamo il mettiamoci assieme, creiamo il momento difficile, il Covid, tutti suoniamo da casa, con sputanare la nostra formazione, gli anni di studi, gli anni di formazione. Manteniamo un giusto compromesso tra quello che è offrire la conoscenza che abbiamo e ripagare tutto il tempo, l'energia che noi abbiamo dedicato, e anche spesso denaro che noi abbiamo dedicato alla nostra formazione. Capisci il concetto? Perché a volte io mi perdo in chiacchiera. La sintesi, lo sanno quelli che mi conoscono, la sintesi non è il mio forte. Benissimo, benissimo. Sì. Sei frizzato? No, benissimo, benissimo. Guarda, io purtroppo...
ti sento attratti perché vengo. Tanto ci saluta Beatrice Lopez. Non ti sento. Sei andato via. Ari, eccomi. Eccolo. Ecco, scusate, scusate ragazzi. Niente, io veramente non capisco il perché non riesco più a me ne fare... me ne sono accorto che non lo capisci. Sì, perché guarda, quando parli a un certo punto ti inizio a sentire metallico, poi ti muovi a tratti così. E però poi complimentone, ti devo fare complimenti. Adesso ragazzi, e la prossima volta... Guarda, veramente, no, grazie a te e a tutti gli altri ospiti, solamente che non me la sto vivendo bene purtroppo, perché non riesco a capire bene tutti i discorsi. Fortuna che stai facendo veramente, cioè stai raccontando tutte delle bellissime esperienze, aneddoti, quindi mi stai salvando, veramente stai salvando questa diretta. Grazie anche per questo, Ernesto. Tu rispondi a tutti i messaggi che io non vedo, non riesco a leggere, rispondi tu, ricambia. Sì, infatti sto leggendo proprio questi messaggi. Allora, Patrizia dice, sei stato chiarissimo, Ernestico. Infatti sì, assolutamente. E c'è un'altra domanda un po' particolare. Allora, dice Federico Zannini sempre, che dice, la musica sta cambiando, stai cercando di sperimentare anche in generi moderni nati da poco? Non so quali intenda, però... forse più di musica elettronica o non lo so. Federico, se sei ancora in linea, cosa intendi? No, diciamo che io sono sempre stato un appassionato di tecnologie ed elettronica, però non so a cosa si riferisca. No, non credo, niente di particolare. Beh, tu infatti prima hai fatto vedere una fotografia in bianco e nero. Quella foto tra l'altro è stata scattata a La Habana negli anni 1990-91. Suonavo ancora con Monte de Espumas, perché quel set apparteneva a quella aggruppazione. E io sono sempre stato un appassionato di tecnologia, come avrai visto in quella foto c'era già il computer, c'era già il Mac, io lì ne avevo 21 anni, 20 anni ancora, e c'erano le tastiere, perché mi è sempre piaciuto inserire elementi elettronici all'interno del set acustico. Però sì. No, non so a cosa si riferisca come genere nuovo elettronico, no. Dice electro new jazz. Allora, electro new jazz crossover. Non so se definirà così. Però già ad esempio con questo mini tour che abbiamo fatto con Omar Sosa in giro per il sud Italia, abbiamo fatto Pescara, Salerno, giù Teramo. Omar ha piano acustico e ha tutte le sue tastiere elettroniche campionatori, altrettanto io avevo batteria, percussione, conga, timbale, se avevo anche io il mini set elettronico. Ah sì? Stai parlando di ecco, questo leggermente più recente, anche se già avrebbe, questa foto dovrebbe essere dal concerto a Padova, al Palazzo Moroni, no, alla Rossini, la Sala Rossini di Padova, sopra il Caffè Pedrocchi. E questo è stato un concerto da solo, fece questo concerto per la Gershwin, l'organizzazione, e fece questo concerto da solo con questo set acustico elettronico. È una cosa che a me piace molto, anche se a Cuba non potevo permettermi i giocattoli con i telecomandi e LED eccetera, mi è sempre appassionato da piccolo l'elettronica. Chi mi conosce personalmente sa che sono sempre dietro ai nuovi software, applicazioni, tecnologie di ogni tipo, e questo anche l'ho applicato anche alla musica. E mi ha dato tanto piacere perché tante cose sono riuscite a portarle musicalmente, facendo questo connubio dell'acustico con l'elettronico, naturalmente sulla base delle mie radici, che sono quelle della musica cubana. Non ti vedo più, adesso ce l'ho tutto per me il programma. Buonasera a tutti!
Luca, dove sei finito? Eccomi. The show must go. Eccoti. Eccomi, niente ragazzi, cado di continuo. Comunque dai, ci siamo riusciti a fare anche questa diretta. Adesso dalla prossima volta dovrò o cambiare luogo proprio, visto che si potrà uscire, e ne andrò magari in un altro studio con una connessione migliore. Però siamo riusciti comunque a parlare un po' di tutto. Allora Ernesto, se sei d'accordo, intanto c'è un altro messaggio di Francesco Fasanaro che dice: il concerto a Salerno con Omar è stato fantastico. Con Omar sì. Ah, c'eri, c'eri, okay. C'eri. Bene, bene. Okay. Ci siamo divertiti anche noi. Benissimo. Bene, io direi di andare verso la fine. Abbiamo già fatto un'ora e venti quasi di diretta. Io mi scuso ancora con tutti, veramente, perché in primis non me la sono goduta tanto io, perché mi sono perso a tratti Ernesto, ma la riguarderò per capire anche un po' cosa mi sono perso, ovviamente, perché la connessione sicuramente sarà stata buona. Allora, arriviamo ai saluti finali. Io prima di tutto, Ernesto, ti ringrazio tantissimo. Per me è stato un grandissimo grazie piacere. A te. Grazie a te. Speriamo di rivederci presto. Abbiamo, ecco, la collaborazione su Ormano del Tambor virtuale. Speriamo che un giorno ci sia anche reale, dal vivo. Assolutamente, ci sarà. E questa situazione cambi velocemente, sta andando sempre meglio, ricominciamo un po' la vita di tutti i giorni, anche se ancora non si può parlare di questo, purtroppo. Certo, io ringrazio te. Sì. Io ringrazio. No, finisce, scusa. Veramente. Volevo ringraziare te dell'invito, sì, di questo lavoro che stai facendo, per diciamo, con tutti i collaboratori, che colleghi che mi hai detto che hai già fatto e quelli che mi hai un po' annunciato che stai per fare, approfittando di questo momento, ma anche può essere anche un'occasione perché le persone arrivino a conoscere, per me è importante che il pubblico fondamentalmente impari a conoscere l'uomo, la persona, l'essere umano, e poi l'artista. Esatto. Perché l'artista è una cosa abbastanza, potrebbe essere una cosa abbastanza temporale, invece l'uomo, la persona, resta. E tu stai, attraverso questo programma, questa iniziativa che tu mi hai contato, che è iniziata così anche per puro caso, stai dando l'opportunità a molti percussionisti e artisti a farle conoscere anche sul lato umano, sul lato personale. Perciò ringrazio te che hai pensato in avvertirmi per essere qua con te, e ringrazio alle persone che di qua sono passati, quelli che passeranno più tardi quando verranno la differita, e mi scuso se non sono riuscito a rispondere, la differita, e non sono riuscito a rispondere, risponderò più in là. Grazie Luca, ancora. Ma non dovevi andare così presto, non dovevo ancora finire di salutare. Ah, eccoti. Vai e vieni. Lo so, adesso infatti vado e vengo, proprio adesso mi sono sentito tutti i tuoi ringraziamenti, alla fine proprio ti ho perso, mannaggia. Allora, io ringraziando ancora Ernestico, volevo ringraziare anche tutti gli spettatori che si sono collegati. Ricordo che le domande che ci siamo persi per questi problemi verranno comunque lette, e Ernestico avrà piacere rispondervi, sicuramente. Ci sono andato via. Rieccomi. Ci sono. Ok, benissimo. E, vi ricordo, la diretta rimane sia sul mio profilo che su anche quello di ovviamente di Ernestico, sui vari social, va bene? La trovate adesso, senza che vi sto a spiegare, la pagina Perché Talk ancora è attiva. Io vi ringrazio. Scusate ancora se non ho salutato tutti, le prime puntate ero molto più attento, non avendo questi problemi tecnici riuscivo a gestire tutto quanto, ho due schermi, ho la cassa per mandare la musica, mille cose. Con questi problemi ovviamente tutto salta. Ecco, come adesso, ancora una volta il programma tutto per me. Bene, allora i saluti finali, ci troviamo qua i saluti finali, visto che Luca non ha potuto chiudere il programma, io approfitto per salutare tutti, ringraziare. Qua trovate, come dicono i blogger, qua trovate in descrizione tutti i link per rivedere poi in un altro momento la puntata. Ci salutiamo e ci vediamo la prossima. Eccolo tornato. Eccoti. Mi sono preso 3 minuti, 3 secondi di programma.
Luca, ti offro un'antenna, ti offro, quando è il tuo compleanno, ti offro un'antenna, un ripetitore, ti offro, mettere lì a in Ancona. Ti spiego. Ti offro un ripetitore. Ti spiego, io sono una frazione di camerata Becciato. Guarda, non ti spiego. Non ti sento, lasciamo guarda, perdere, me lo dici un altro giorno. A me la DSL purtroppo è arrivata. Ok, guarda, salutiamoti, ok? Vi aspetto alle puntate di Perché Talk e vi auguro buona serata. Ciao a tutti. Ciao.